È da tanto tempo che, appunto, è da diversi anni che vengo per questi ritiri o di inizio quaresimo di Avvento, ma sono contento di farlo sperando di poter, essere d'aiuto per vivere bene questa attesa del Signore in questo tempo di Avvento che si è da poco aperto. Un'attesa che già il Salmo 98 che abbiamo pregato, che ci ha introdotto nell'ascolto della parola, ci chiede di vivere. Abbiamo pregato questo Salmo che ci sollecita ad esultare, addirittura a battere le mani davanti al Signore che viene, e viene, precisa il salmista proprio nell'ultimo versetto della sua preghiera, a giudicare la terra. Infatti giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Ecco, questa affermazione può forse sorprenderci, perché noi spesso attendiamo con timore, se non addirittura con paura, il giudizio di Dio, come una sorta di castigo divino che si abbatte su di noi. Al contrario, il Salmo ci sollecita ad attendere questo giudizio con impazienza, con gioia, addirittura con esultanza, esultate, battete le mani, acclamate, gridate, cantate inni, suonate tutti i vostri strumenti. Ecco, il salmista mette sulle nostre labbra, ecco, tutto il ventaglio, della gioia per attendere il Signore che viene. Quindi l'invito è ad attendere questo giudizio di Dio non nella paura, non nel terrore, ma nella speranza e nella gioia, perché Egli viene a giudicare con giustizia e con rettitudine, e soprattutto perché il suo è sempre un giudizio di liberazione. Egli non viene a castigarci, per il male che possiamo aver commesso, ma viene sempre a liberarci dal male, sia quello che possiamo commettere, sia quello che possiamo subire da altri. Ecco, ci libera da quel male che così spesso ci rende schiavi, impedendoci di essere come dovremmo essere, come vorremmo essere. E questa stessa consapevolezza, questa stessa attesa colma di speranza, di fiducia, la incontriamo anche nel libro dell'Apocalisse, da cui è tratto il testo che abbiamo letto, la lettera alla chiesa di Laodicea. E il libro dell'Apocalisse, sappiamo, si conclude con il grande grido, vieni, Signore Gesù. È il grande grido che troviamo a conclusione dell'Apocalisse, ma che significa anche a conclusione di tutte le scritture. È il grande grido dell'Avvento, è il grido che connota questo tempo liturgico, nel quale, attraverso il quale la parola di Dio desidera ravvivare proprio la nostra attesa, la nostra speranza. Ed è nell'Apocalisse anche il grido della sposa che, sostenuta dallo Spirito, appunto invoca la venuta del Signore. Lo Spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta ripeta vieni. Ecco, ascoltare lo Spirito, come l'Apocalisse ci invita a fare, lo abbiamo ascoltato anche nella lettera alla Chiesa di Laodicea. Orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ecco, avere orecchi per ascoltare ciò che lo Spirito dice in noi significa in fondo ascoltare e ripetere questo stesso grido, che è il grido dello Spirito in noi e attraverso di noi. Vieni, Signore Gesù. E appunto occorre gridarlo come una sposa lo griderebbe al suo amato, con lo stesso desiderio, con la stessa passione, con il medesimo amore, con uguale impazienza. È il grido dell'amata che cerca l'amato e desidera l'incontro con lui, appunto nella gioia piena dell'amore. E l'Avvento significa anche questo, significa ascoltare lo Spirito, perché riaccenda in noi questo grido e ravvivi in noi l'attesa impaziente di questa attesa, sapendo appunto che non è
l'attesa di un giudizio di condanna, ma di un giudizio di liberazione. Quindi non un castigo, ma una purificazione, non una parola dura, severa, ma una parola piena di amore, di affetto, di tenerezza, di compassione, di misericordia. Allora, ecco la domanda che ci facciamo: che cosa significa più precisamente attendere questo giudizio di Dio, e dunque come attenderlo, con quali atteggiamenti, con quale speranza? Ecco, per rispondere un po' a questi interrogativi ci facciamo aiutare da questo testo che abbiamo ascoltato, che è l'ultima delle lettere alle sette chiese dell'Asia Minore che troviamo nei capitoli iniziali dell'Apocalisse, capitoli secondo e terzo. Ecco, il risorto indirizza queste lettere alle sette chiese dell'Asia Minore, ma sette non è un numero qualsiasi, è un numero che acquista anche un significato simbolico, nel linguaggio biblico è il numero della pienezza, e dunque dire che queste lettere sono indirizzate alle sette chiese significa dire che sono indirizzate alla pienezza della Chiesa, a tutte le chiese, non solo tutte nel senso geografico ma anche nel senso cronologico, e quindi sono lettere che vengono indirizzate anche al nostro essere Chiesa oggi, qui e adesso, e dobbiamo così ascoltarle, come una lettera indirizzata al nostro essere Chiesa, alle nostre comunità cristiane qui e adesso. Ma prima di entrare, ecco, nella lettera alla Chiesa di Laodicea, che è la settima, la lettera conclusiva, vorrei proprio fare qualche osservazione un po' preliminare sull'insieme di queste lettere, che poi ci aiutano a capire meglio, ecco, quello che il risorto dice alla comunità di Laodicea. Ecco, una prima osservazione. Il Signore si rivolge alle chiese con delle lettere. E anche questo, ecco, forse non è solamente un artificio letterario dell'autore dell'Apocalisse, forse ha un senso che dobbiamo comprendere in modo più profondo. Perché la lettera, lo sappiamo bene, anche se oggi siamo un po' meno abituati a scrivere lettere, usiamo maggiormente altri strumenti, ma sarebbe prezioso, forse le cose più importanti che intendiamo comunicare le scriviamo ancora con delle lettere, non solo con delle mail o con altri tipi di messaggi. La lettera rappresenta sempre un modo molto diretto e personale per interpellare qualcuno. Ecco, una lettera ha sempre un indirizzo specifico, è per quella persona, per quella situazione, per quella comunità. Ecco, se decido di scrivere un trattato, un libro, immagino davanti a me un destinatario molto ampio, che non conosco prima, non posso sapere in anticipo chi leggerà o non leggerà il mio libro. Al contrario, quando scrivo una lettera la indirizzo, è proprio per lui, per lei, per quella situazione, per quella comunità. So a chi mi rivolgo, e ciò che intendo dire ha un destinatario non generico, ma ben determinato. Ebbene, ecco, l'Apocalisse ci rivela che quando il Signore si manifesta, scrive lettere. Cioè la sua parola non è mai generica, ma ci interpella personalmente. Conosce profondamente coloro ai quali si rivolge. Io conosco le tue opere, lo abbiamo sentito nella lettera alla Chiesa della Laodicea, ma è un ritornello che ricorre in ciascuna di queste sette lettere. Io conosco le tue opere, cioè io ti conosco, so chi sei. Il Signore scrive lettere perché desidera entrare in questo dialogo vero, interpersonale, con il suo popolo, con la sua Chiesa. Non desidera, cioè, semplicemente rivelarsi o parlare, ma più precisamente desidera dialogare, entrare in una relazione autentica.
Ecco, noi parliamo spesso di parola di Dio, diciamo che Dio è parola, però forse dovremmo dire in modo più esatto che Dio è dialogo, perché quando Dio parla usa sempre questa modalità di linguaggio che è il dialogare, cioè un parlare attendendo una risposta, cercando un incontro, creando una relazione, più profondamente una comunione. E allora capite che da questa prima osservazione ne scaturisce immediatamente una seconda. Quando scrivo una lettera a qualcuno, attendo una risposta. Se l'altro non risponde, rimango deluso o preoccupato. Se il risorto si rivolge alla sua chiesa con delle lettere, significa dunque che attende una risposta. Ecco, la lettera rappresenta sempre un parlare, aprendo insieme alla bocca anche l'orecchio, perché mentre parlo a qualcuno, però mi dispongo ad accogliere anche, ad attendere anche la sua risposta. E con l'Avvento è anche questo, non siamo solamente noi che attendiamo la venuta del Signore, ma è anche il Signore che attende la nostra risposta. E allora, anche leggendo queste lettere, dobbiamo domandarci che risposta attende il Signore da noi. E poi la terza e ultima osservazione, un po' preliminare, poi iniziamo a entrare più direttamente nel contenuto di queste lettere, e con l'imperativo che Giovanni, il veggente di Patmos, si sente rivolgere è scrivi, scrivi. La parola del Signore raggiunge la sua Chiesa attraverso uno scritto, una lettera scritta. E anche questo è un particolare di grande importanza, perché lo scritto rimane nel tempo, lo scritto resta, e dunque può raggiungere ogni generazione che si succede all'altra. Proprio perché scritte, anche noi, a 2000 anni di distanza, possiamo continuare a leggere queste lettere e a riconoscerle come rivolte al nostro essere Chiesa oggi. E dunque, in questo imperativo a scrivere, dobbiamo riconoscere anche questo desiderio del Signore, che la Sua parola rimanga. Che la sua parola rimanga nel tempo, non passi, ma rimanga per continuare a giudicare, a sostenere, a incoraggiare la vita della sua Chiesa in ogni tempo. Inoltre, proprio perché scritta, la sua parola rimane anche quando non l'accogliamo. Anche se non è accolta, è una parola che comunque rimane. E se l'accogliamo, è un seme che produce in noi il suo frutto buono. Se non l'accogliamo non possiamo comunque distruggerla, non possiamo ignorarla, comunque rimane, magari a giudicare la nostra infecondità, a mettere a nudo la nostra vita sterile, senza frutti. È una parola che rimane anche in attesa della nostra conversione, in attesa che la nostra non accoglienza di oggi possa domani diventare un'accoglienza, e anche questo è il senso del rimanere di questa lettera, di queste lettere. Allora, qual è il contenuto di queste lettere? E ogni lettera è scritta seguendo uno schema preciso, che si ripete in modo pressoché identico, a parte una lieve differenza, in ciascuna di queste sette lettere. Innanzitutto c'è un indirizzo di saluto, appunto seguito dall'imperativo scrivi. Ad esempio, per la lettera all'Laodicea, l'indirizzo risuona così al versetto 14, all'angelo della Chiesa che è all'Laodicea, scrivi. Ecco, il risorto non si rivolge semplicemente alla Chiesa in quanto tale, ma si rivolge all'angelo della Chiesa. Come intendere questa espressione? Ecco, secondo alcuni interpreti sarebbe un titolo per designare questo angelo il responsabile della comunità. Noi oggi diremmo al vescovo della chiesa di Laodicea, al vescovo della chiesa di Milano, scrivi. Però è possibile anche un'altra interpretazione.
Rivolgendosi all'angelo della comunità, è come se il risorto intendesse rivolgersi alla Chiesa accolta nella pienezza del suo mistero, che nello stesso tempo è storico, ma anche trascendente. Ecco, gli angeli nella Bibbia sono coloro che guardano sempre il volto di Dio, o che sono i messaggeri della sua parola. Quindi sono coloro che vivono in modo permanente questa relazione con Dio. E allora forse qui abbiamo questa bella visione di Chiesa, una comunità che cammina nella storia, con tutte le sue fatiche, i suoi limiti, ma allo stesso tempo una comunità che già partecipe del mistero di Dio, che rimane davanti al volto di Dio. È pellegrina nella storia degli uomini, ma rimanendo sempre davanti a Dio. È la Chiesa nel mistero, nella pienezza del suo mistero, che è insieme immanente, storico, ma anche trascendente. Dopo questo indirizzo iniziale, colui che scrive si presenta, come era tipico nelle lettere dell'antichità, dove la firma non era posta alla fine, come siamo noi abituati a fare, ma chi scriveva si presentava subito, potremmo dire firmava la sua lettera subito, all'inizio. E così in ogni lettera il risorto si presenta alla comunità. E per la Chiesa di Laodicea la presentazione è questa, al versetto, nella seconda parte del versetto 14. Così parla l'Amen, il testimone degno di fede e veritiero, il principio della creazione di Dio. È interessante, quando parla alla sua comunità, la prima cosa che il Signore fa è dire chi è, rivelare il suo volto. Poi, come vedremo, seguirà anche un giudizio sulla vita della comunità, un discernimento, una sorta di esame di coscienza che la parola del risorto fa compiere ad ogni comunità, anche con un forte invito alla conversione. Però il cammino di conversione che ciascuna chiesa è sollecitata a intraprendere ha anzitutto questa dimensione teologica. È l'invito, cioè, a conoscere meglio il volto di Dio, il mistero di Dio che si rivela in particolare nel risorto e nella sua Pasqua. E anche questo ci comunica un'idea importante. Convertirsi non significa anzitutto cambiare il nostro modo di agire, in qualche modo aggiustare i nostri comportamenti, le nostre condotte. Convertirsi ha sempre una radice teologica, significa anzitutto conoscere meglio il volto di Dio. Il nostro, è questo quello che dobbiamo anzitutto cambiare, il nostro modo di guardare e di conoscere il mistero di Dio. Perché solo dalla conoscenza del suo volto poi potrà scaturire anche una diversa conoscenza di noi stessi, e dunque anche di quel cambiamento, di quella conversione di cui la nostra vita ha bisogno. Ma quando Dio parla, non è anzitutto per dirci che cosa dobbiamo fare, ma è anzitutto per rivelare se stesso, per donarci una comprensione diversa del suo mistero. E allora, nella misura in cui lo conosciamo meglio, cambierà anche in meglio la nostra vita. Ma la conversione ha sempre questa radice contemplativa, questa radice teologica. Poi, dopo questa presentazione, la parte centrale di ciascuna lettera è costituita dal discernimento, che, o se volete dal giudizio, che la parola del risorto opera nella vita della comunità. Lo potremmo definire, come accennavo un attimo fa, una sorta di esame di coscienza, il cui significato ultimo però è costituito proprio da ciò che il risorto dice in questa settima lettera indirizzata a Laodicea, il versetto 19, io quelli che amo li rimprovero e li educo, quelli che amo. E dunque è un esame di coscienza che scaturisce dall'amore, non da altro. Io conosco le tue opere, afferma il risorto a ciascuna chiesa, ma appunto questo conoscere anche qui è da intendere in senso forte, in senso biblico,
è il conoscere che matura dentro un'esperienza di amore autentico. Per Dio conoscere significa sempre anche amare e fare comunione. Conoscere significa darci la possibilità di diventare una sola cosa con Lui, in una vera comunione. Quindi e questa è l'educazione che il Risorto propone alla sua Chiesa, alla sua comunità, è quell'educare all'amore per renderci pienamente partecipi del suo stesso amore. Dopo questo discernimento, dopo questo esame di coscienza, in ogni lettera c'è un invito alla conversione, che arriva solamente adesso però, che è espresso sempre con alcuni imperativi. E vedremo fra un attimo quali sono gli imperativi, rivolti alla Chiesa di Laodicea. E poi segue un invito conclusivo che ricorre in tutte le lettere, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. E infine c'è una promessa per il vincitore. Il vincitore promette il Risorto alla Chiesa di Laodicea: lo farò sedere con me sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono. Ecco, nelle prime tre lettere l'ordine è questo. Nelle ultime quattro lettere, quindi anche nella nostra lettera alla Chiesa di Laodicea, l'ordine è inverso. Dapprima c'è la promessa rivolta al vincitore e poi dopo c'è l'invito ad ascoltare lo Spirito. È l'ultimo versetto con cui si conclude la lettera: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Ecco, importante anche sottolineare questa immagine della promessa. C'è un giudizio, ma è un giudizio che è accompagnato, direi sostenuto, animato da questa promessa. Ciò che ci trasforma non è semplicemente il giudizio, ciò che ci trasforma è la promessa che poi Dio attua nella nostra vita se ci disponiamo ad accoglierla. Questo è lo schema che si riproduce in ciascuna di queste sette lettere. E lo ritroviamo dunque anche nella lettera alla comunità di Laodicea, anche se qui c'è una differenza importante, c'è qualcosa di diverso rispetto alle sei lettere che precedono. La differenza principale è proprio questa, che nelle precedenti lettere il giudizio del Signore comprende sia lodi sia rimproveri. Ad esempio la comunità di Efeso, la prima comunità ad essere interpellata, viene anzitutto lodata per la sua fatica, per la sua costanza, ma poi viene anche rimproverata per aver abbandonato l'amore di un tempo. Per un'altra chiesa, la chiesa di Smirne, addirittura c'è solo l'elogio, non ci sono rimproveri. È la chiesa più povera ed è la chiesa che viene maggiormente lodata, senza che ci siano dei rimproveri. Invece a Laodicea accade il contrario rispetto a Smirne, perché a Laodicea non ci sono lodi che il Signore rivolge a questa chiesa, di per sé ci sono solo rimproveri. Quindi questa è l'ultima lettera e potremmo dire che è anche la lettera più dura, la più severa delle sette. E dunque la situazione di questa chiesa è particolarmente grave e richiede da parte del Risorto un giudizio più radicale, un impegno alla conversione più forte. Allora entriamo in questa lettera proprio leggendo in che cosa consiste questo rimprovero che leggiamo nei versetti dal 15 al 17. Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. C'è un maschile perché il Signore si rivolge all'angelo. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Dico, qui è il giudizio, è particolarmente severo.
C'è qualcosa nella vita di questa comunità che il Signore non può tollerare. E vedete, non è la gravità di qualche peccato, neppure una situazione particolarmente difficile come quelle che vengono rimproverate alle comunità precedenti, ad esempio la minaccia per la fede e per l'ortodossia presenti nelle comunità di Pergamo o di Tiatira. Ecco, Laodicea non conosce neppure la condizione di morte spirituale in cui si trova la comunità di Sardi. Se volete potete rileggere poi nella vostra lettura personale queste lettere e vedere appunto qual è la situazione di ciascuna di queste chiese. Non c'è nulla di tutto questo. Laodicea viene rimproverata per non essere né calda né fredda. Quindi si trova in una condizione che non è caratterizzata da mancanze particolarmente gravi, ma da quella che noi dovremmo chiamare una tiepidezza, una incapacità di assumere scelte chiare, radicali, coerenti. Probabilmente la comunità vive una fede e un amore che scendono facilmente a patti, a compromessi con le logiche del mondo, senza il coraggio di sposare fedelmente fino in fondo tutte le esigenze evangeliche. Possiamo immaginare la tiepidezza di chi si è un po' adagiata, in un modo un po' accidioso, in una situazione di mediocrità. È una vita mediocre. È una comunità quindi che conduce una vita cristiana senza peccati o negligenze particolarmente gravi, ma anche senza slancio, senza amore, senza l'attenzione interiore e la vigilanza necessaria per camminare con perseveranza, in un cammino di vera sequela del Vangelo. Potremmo dire che è in preda ad una sorta di pigrizia, di sonno spirituale, che in fondo la inducono a pensare che le cose vanno bene così, che bisogna accontentarsi senza usare grandi novità, o ancora che nessun vero cambiamento è possibile o è necessario, oppure è troppo faticoso. Allora, meglio continuare a comportarsi come si è sempre fatto, meglio continuare a fare quello che si è sempre fatto. Probabilmente, dobbiamo riconoscerlo, il volto delle nostre comunità assomiglia maggiormente al volto della chiesa di Laodicea che non a quello delle altre chiese. Noi, almeno qui in Italia, non viviamo situazioni di persecuzione particolarmente gravi, come le vivono tanti nostri fratelli e sorelle in tante altre parti del mondo. Pensate al Medio Oriente, ma pensate anche ad alcune zone dell'Africa, alcune zone dell'Asia stessa. Non ci sono in noi movimenti eretici particolarmente pericolosi che possono minacciare la nostra fede. Non ci sono neppure segni evidenti di morte spirituale. Ecco, piuttosto le nostre comunità rischiano di adagiarsi in questa mediocrità senza fervore, che assume, pian piano, quasi senza accorgersene, logiche mondane e scende a facili compromessi con le potenze del mondo, anziché affidarsi, confidare nell'unica vera signoria, l'unica vera signoria che ci libera, che è quella appunto del Signore risorto e della sua Pasqua. Ebbene, per il Signore risorto questa situazione è peggiore delle altre. Questa situazione addirittura, questa situazione di mediocrità è addirittura peggiore di quella in cui ci sono peccati particolarmente gravi come accade nelle altre comunità. E possiamo immaginare il motivo. Ecco, nella sua misericordia Dio perdona e guarisce il peccato, per quanto grande sia, di chi lo riconosce e di chi confida appunto nella sua salvezza, nella sua liberazione. Però il Signore può fare ben poco per chi si accontenta di ciò che già vive e non è animato da un'attenzione continua verso una novità di vita, verso un cambiamento. E col Signore non dobbiamo mai dimenticarlo, è presente in noi, è presente in mezzo a noi come il risorto.
cioè come colui che possiede una potenza di risurrezione che davvero può trasformare la nostra vita, sia la nostra vita personale, ma anche e soprattutto la vita delle nostre comunità, rendendola sempre nuova. Potremmo dire che il Signore risorto è presente in mezzo a noi come colui che sempre ci dice, e torna a ripetere anche a noi, la parola che dice a Lazzaro: Lazzaro, vieni fuori. Vieni fuori, cioè esci da una condizione di morte spirituale, da una pigrizia spirituale, torna a camminare con slancio in una novità di vita. Noi spesso, come Laodicea, siamo incapaci di ascoltare, di credere, di obbedire, di fidarci di questa parola che ci chiama alla novità, che ci chiama a camminare, che ci strappa da sepolcri di morte. Perché può succedere anche questo, che quando stai come Lazzaro per 4 giorni in un sepolcro di morte, ti ci abiti un po' a stare, e ci stai, trovi un modo di starci, e ti fa più paura uscire fuori per camminare in un'autentica novità. Ecco, non sei disposto ad abbandonare i sentieri che già conosci per intraprendere le vie sempre nuove, quali sono le vie di Dio. E allora facciamo fatica ad ascoltare questa parola che ci chiede di uscire dalle nostre pigrizie spirituali per intraprendere con slancio, vitalità, gioia, vie nuove, vie di vita, appunto vie pasquali. Ecco, credere e sperimentare la risurrezione non significa semplicemente credere che il Signore è davvero risorto, ma che nella sua potenza di risurrezione può già ora donarci una vita nuova, che trasforma la nostra esistenza facendola uscire, se l'accogliamo questa parola di vita, facendolo uscire da questa tiepidezza, da questa mediocrità in cui sempre siamo tentati di rifugiarci, di trovare un comodo rifugio. Potremmo dire che la tentazione che vive la comunità di Laodicea è proprio quella sulla quale Gesù ci mette in guardia, in particolare nei Vangeli sinottici, quando ci ricorda con quella piccola parabola del vino, che non si può mettere vino nuovo in otri nuovi, in otri vecchi. Se gli otri non si lasciano rinnovare dal vino, poi si spaccano e si perde tanto il vino quanto gli otri. Ma vino nuovo in otri nuovi. Ecco, il vino nuovo della risurrezione, il vino nuovo della Pasqua deve rinnovare profondamente la nostra vita. Ecco, deve darci il coraggio di osare, di camminare su vie nuove. Ma oltre a questo, ecco, la parola del risorto mette anche in luce qual è la radice più profonda di questo atteggiamento di mediocrità, di tiepidezza, di pigrizia. Ciò che davvero il risorto non può sopportare. E lo troviamo espresso nel versetto 17, quando dice, tu dici, rivolto alla comunità, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ecco l'atteggiamento, l'atteggiamento grave, l'atteggiamento di una ricchezza che non è solo materiale, ma si traduce soprattutto in una ricchezza spirituale, cioè in una autosufficienza orgogliosa che ci fa dire non ho bisogno di nulla, e dunque non ho bisogno neppure del Signore, non ho bisogno dei doni della sua grazia, non ho bisogno della novità che Egli desidera donare alla mia vita. Sto bene così, sono contento così, non intendo abbandonare ciò che già vivo per aprirmi ad un dono nuovo. Ecco, chi si vanta di avere tutto e di non avere bisogno di nulla, come fa la Chiesa di Laodicea, si rinchiude nella sfera di ciò che già possiede, si adagia in ciò che già vive, pensando lì di trovare la propria salvezza. Questo è l'inganno della ricchezza, che, ripeto, non è solo una ricchezza materiale, è anche una ricchezza spirituale, anche se ovviamente i due aspetti possono essere distinti, ma difficilmente sono separabili. È l'inganno della ricchezza, ecco, quella ricchezza che Luca nel suo Vangelo definisce sempre iniqua, disonesta,
E non semplicemente perché può essere, come spesso accade, come il più delle volte accade, è acquisita o mantenuta attraverso strumenti disonesti. Ecco, la disonestà della ricchezza è più profonda. È la disonestà di chi ci inganna con una promessa che poi non può mantenere. Ecco, la ricchezza ci inganna con una promessa, quella di fondare la nostra vita, ma è una promessa che poi non riesce a mantenere, che viene presto meno. Perché il vero fondamento della nostra vita non sta nella nostra autosufficienza, anche spirituale, nel nostro poter dire non ho bisogno di nulla, ma il fondamento della nostra vita sta sempre in una relazione, quindi in un bisogno, in una dipendenza, da Dio certo, ma poi anche dalle nostre relazioni più fraterne. Ecco, il rischio del dire non ho bisogno di nulla, dimenticando che la nostra vita dipende dall'affidamento a Dio e agli altri e non dalla confidenza in noi stessi, in ciò che possediamo, in quelle ricchezze che poi ci illudono di poter possedere in modo autonomo, in modo autosufficiente la nostra stessa vita. E questo è l'atteggiamento che spesso il Papa Francesco denuncia con quell'immagine che gli è cara, ma che riprende da Pare de Lubac, e a sua volta Pare de Lubac la riprendeva da qualcun altro che adesso non ricordo chi sia, quella che Papa Francesco chiama la mondanità spirituale, che dice che è peggio di tutte le altre mondanità, cioè la mondanità di chi confida anche nelle proprie ricchezze spirituali e non si accorge di dover vivere di una dipendenza. Ed è quello che ricorda il risorto a questa Chiesa quando le dice: tu pensi di non avere bisogno di nulla e non ti accorgi di essere un infelice, un miserabile, un povero, un cieco, un nudo. Questo è il peccato più grave, o meglio, il pericolo più grave per una comunità. Presumere di essere ricco e scoprire invece di essere povero. Pretendere di vedere e scoprire invece di essere cieco. E possiamo qui ascoltare l'eco di quello che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, dopo l'episodio della guarigione del cieco nato, quando, ecco, rivolgendosi ai farisei, dice loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. E rimane non perché il Signore non voglia perdonarlo, ma perché noi stessi non chiediamo di essere perdonati nella nostra presunzione di vedere, ecco, nell'autosufficienza con cui ci illudiamo di non aver bisogno della salvezza di Dio e dunque chiudiamo le porte ad accogliere il suo perdono. Ecco, questo è l'atteggiamento della Chiesa di Laodicea. E per questo motivo l'invito alla conversione che il Signore le rivolge è proprio l'invito a recuperare un pieno e vivo senso di dipendenza, dei bisogni di dipendenza dai doni di Dio. Al versetto 18: ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco e abiti bianchi per vestirti e perché non appaia la tua vergognosa nudità e collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Ecco, al di là di questi tre doni, ecco, la cosa importante è proprio quel comperare da me. Questa Chiesa che pensa, si illude di non aver bisogno di nulla e di nessuno, ecco, a questa Chiesa il Signore ricorda: devi tornare a relazionarti con me, devi tornare a comperare da me, devi tornare a dipendere dal mio dono. Dal mio dono che per questa comunità appunto si esprime più concretamente in questi tre beni di cui ha maggiormente bisogno per superare la propria tiepidezza, la propria mediocrità. Il primo bene, il primo dono, oro purificato dal fuoco. La vera ricchezza è quella che viene dal Signore e la ricchezza di Dio ha sempre questa qualità, è oro ma purificato dal fuoco, cioè è oro che matura attraverso l'esperienza della prova. Ecco, per il linguaggio biblico la purificazione attraverso il fuoco allude sempre a questo aspetto della prova,
della lotta, del combattimento, ma soprattutto della prova attraverso la quale dobbiamo passare per essere temprati e anche purificati, come l'oro viene temprato nel fuoco. Quindi è una ricchezza che si conquista non con voracità, con egoismo, ma al contrario, vivendo la logica evangelica del perdere la vita per guadagnarla davvero. Secondo dono, vesti bianche per coprire la tua nudità. Ecco, nella Bibbia la veste è sempre simbolo di una relazione riuscita, mentre la nudità evoca la relazione fallita. Ecco, la persona nuda è la persona che si ritrova chiusa in se stessa, senza avere relazioni. E ricordate, dopo il loro peccato, Adamo ed Eva si accorgono di essere nudi e ne provano vergogna, perché il peccato appunto interrompe, compromette, rompe ogni relazione, non solo quella con Dio, ma anche quella tra di noi, quella con il creato, con il cosmo stesso. Anche la comunità di Laodicea deve diventare consapevole di questa nudità vergognosa, che però è simbolo proprio della sua autosufficienza, che la chiude, che le impedisce di vivere relazioni autentiche. E le relazioni sono autentiche quando sono relazioni di condivisione, dove il dono viene dato e ricevuto, viene scambiato, viene condiviso. E convince in questo modo, o meglio, queste vesti che il Signore desidera donarle, richiamano quelle vesti con cui appunto il Dio della Genesi copre, dopo il peccato, la nudità di Adamo ed Eva, quelle tuniche di pelli. Ecco, oggi è stata chiusa la porta santa di San Pietro, si conclude l'anno della misericordia. Sappiamo come Papa Francesco ha insistito molto in questo anno a recuperare il valore delle opere di misericordia, sia corporali che sia spirituali. È interessante che nella tradizione ebraica si dice che il primo che fa opere di misericordia è Dio stesso. E noi dobbiamo fare le opere di misericordia per assomigliare a Dio, per imitare Dio. È il Dio il primo a compiere le opere di misericordia, e la prima opera di misericordia che Dio compie nella storia della salvezza, secondo la tradizione ebraica, è proprio vestire gli ignudi, Dio che veste la nudità di Adamo ed Eva. E in questo modo vince anche la tentazione dell'autosufficienza, ancora una volta, perché la prima tentazione dopo il peccato di Adamo ed Eva è quella di inventare il fai da te, di arrangiarsi come possono, e si fanno queste foglie di fico per coprire la loro nudità, ma non servono a nulla. Ecco, non sono le nostre foglie di fico, cioè il confidare in noi stessi, che ci permette di ricoprire questa nudità, è solamente l'abito che Dio ci dona, quelle tuniche di pelle di cui ci parla la Genesi, che ora nell'Apocalisse diventano l'abito bianco, le vesti bianche, perché partecipi già della resurrezione del Signore. Il terzo dono, collirio. Collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. A questa comunità che pretende di vedere, e proprio per questo è cieca, il Signore promette di guarire gli occhi per poter vedere davvero. E vedere davvero significa due cose. Significa riconoscere il proprio bisogno, non la propria autosufficienza. Ti illudi di essere ricca, invece devi riconoscere di essere povera. E dall'altra riconoscere chi davvero può colmare di beni questa povertà. Non tu, confidando nelle tue forze, nelle tue possibilità, nelle tue risorse, ma il Signore a cui devi imparare ad affidarti. E con la conversione più profonda che il Signore chiede a questa e alla nostra comunità consiste proprio nel capovolgere questo atteggiamento. Ti consiglio di comperare da me, in questo devi convertirti. Non continuare a confidare in te stessa, compra da me, confida in ciò che solamente io posso donarti. E allora, mi avvio alla conclusione,
A partire da questi tre doni possiamo anche noi lasciarci interrogare, e come, da questa parola di Dio. Come questi doni possono trasformare e guarire anche il nostro essere Chiesa, qui e oggi. Come anche possono aiutarci a discernere questo tempo non facile che stiamo vivendo, per scorgere anche in esso, anche in questo tempo, la prossimità del Signore, il suo avvento, il suo dono. Siamo spesso smarriti, facciamo fatica a comprendere la storia che stiamo vivendo, a riconoscere anche in questa storia i segni di un avvento. In questa storia segnata da tanta sofferenza, ingiustizia, violenza, ci sono guerre, ci sono persecuzioni, ci sono catastrofi naturali come il terremoto che ha sfigurato l'Italia centrale in questi mesi, anche la mia terra, io sono marchigiano. È possibile riconoscere anche in questo tempo i segni di un avvento, e l'avvento di quale Dio, di quale volto di Dio. Abbiamo ascoltato anche di recente parole inaccettabili che attribuivano ad esempio il sisma dell'Italia centrale a una sorta di castigo divino per la pochezza della nostra fede o per i nostri peccati, ma questo era stato detto anche prima per la violenza dell'ISIS, anche quella è stata interpretata da qualcuno come una sorta di castigo divino proprio per la nostra mediocrità. Ecco, parole inaccettabili, che non sono evangeliche, ma dobbiamo anche domandarci, ci sono altre parole che ci consentono di interpretare in modo diverso il tempo che stiamo vivendo? Ecco, non è facile trovarle, non è neppure frequente ascoltarle, e neppure io so dirle. Però cerco con voi di ascoltare questa parola di Dio che oggi attraverso l'Apocalisse ci interpella. Ecco, forse proprio questi tre doni che il risorto promette all'Odissea possono aiutare anche noi. Ecco, se non sono delle vere e proprie risposte ai nostri interrogativi, però mi pare che quantomeno possono un po' orientare la nostra ricerca. Parto dal terzo dono e poi risaliamo all'indietro verso il primo. E con una comunità cieca il risorto promette collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Dobbiamo tornare a vederci bene. Anzitutto dobbiamo vederci bene per discernere il volto autentico di Dio da quello dei nostri falsi idoli. Perché sono gli idoli che ci puniscono o ci premiano sulla base dei nostri comportamenti. Il Dio di Gesù Cristo no, non è un idolo. Il Dio di Gesù Cristo non ci premia e non ci castiga. È piuttosto un Dio che salva, che libera, che torna a donare vita laddove la morte opera i suoi disastri. È vero, scrivendo alla comunità di Laodicea, risorto afferma: io tutti quelli che amo li rimprovero e li educo. La precedente traduzione della CEI leggeva: li rimprovero e li castigo. Abbiamo talmente piantato in testa l'idea di Dio che punisce che facciamo violenza anche al greco, perché qui in greco c'è il verbo paideuo, che significa educare. Non c'è ombra di dubbio, anche tanti nostri termini come pedagogia vengono da questo verbo. Allora il Signore non ci castiga, ma ci educa. Ma a che cosa desidera educarci se non al suo stesso amore, cioè ad amare come Lui ama? In fondo il collirio che ci dona non è soltanto per consentirci di vedere meglio il suo volto, ma per consentirci, per educarci a vedere come Lui vede. E il suo vedere è sempre il vedere della compassione, è il vedere solidale, è il vedere di chi si fa prossimo, è il vedere di chi libera. Ecco, chi fissa il suo sguardo sul volto di un Dio che punisce e condanna, lui sì, ma è un'autocondanna, si condanna ad una cecità senza compassione, ad una cecità senza misericordia. Ecco, di fronte ai drammi della storia umana, la prima cosa che Dio ci chiede non è anzitutto di cercare il colpevole,
qualche responsabile sì, bisogna cercarlo, ma non nel senso del colpevole, ma la prima cosa che ci chiede è comunque di avere compassione delle vittime, per porre gesti, per continuare a porre gesti di liberazione dal male, che sono sempre i gesti di Dio. E allora capite che da questo primo dono, da questo collirio, scaturisce il secondo dono, il dono delle vesti bianche, degli abiti bianchi per coprire la nostra nudità. E con le vesti, nel linguaggio biblico, sono, come dicevo prima, simbolo di relazione, ma anche simbolo dell'agire morale, simbolo delle nostre azioni, di quei comportamenti morali di cui dobbiamo rivestirci. O meglio, forse, dobbiamo lasciarci rivestire. Ecco, qui si tratta di vesti bianche perché condividono la Pasqua di Gesù. Cioè, si tratta di quella nuova veste che il risorto ci dona con la sua morte e la sua risurrezione. In altri termini, sono le opere della Pasqua, che anche la nostra vita deve diventare capace di fare. Quell'agire pasquale che deve rivestire anche la nostra vita, la nostra esistenza. E la veste bianca di chi continua a credere che ha senso, che è possibile, che è fecondo, che non è sprecato, pure gesti di vita laddove la morte, il non senso, l'odio, la violenza producono il loro frutto. Ecco, questi, anche questi sono i segni di Dio che dobbiamo scorgere nella nostra storia. Non il segno di Dio che viene a punire, a colpire, a castigare, ma i segni di Dio che sono tutte quelle persone che nei drammi della storia sanno farsi solidari, sanno vivere gesti e sguardi di compassione, sanno vivere legami di fraternità dove ci si aiuta a vicenda per porre appunto gesti di vita più forti dei gesti della morte, anche quando la morte sembra vincente. E poi il terzo dono è appunto il dono di un oro purificato dal fuoco per diventare ricco. E col vero oro che ci arricchisce matura sempre nel fuoco della prova. Anche di quelle prove che subiamo, che patiamo senza certo volerle né desiderarle, che neanche Dio vuole, che neanche Dio desidera, ma appunto che fanno parte della storia tribolata del mondo, che cammina anch'esso verso il suo compimento. Ecco, il vero oro che ci arricchisce matura nel fuoco della prova, cioè dipende dalla nostra disponibilità e capacità, certo in accordo con la grazia del Signore, però di rendere feconde per la nostra vita e per la vita degli altri, persino quelle situazioni drammatiche che talora dobbiamo attraversare e che però possiamo attraversare senza subirle passivamente, ma cercando di far maturare anche attraverso la prova un oro che può arricchire noi e può arricchire la vita degli altri. E in questa prova, o meglio, più che nella prova, è nell'atteggiamento giusto con cui noi ci misuriamo con la prova, diventiamo capaci nella grazia del risorto di attraversare la prova, e attraverso tutto questo che l'oro della nostra vita viene temprato, purificato, saggiato nella sua verità, e allora può essere anche condiviso. Ecco, questa è la fedeltà del Signore alla sua Chiesa, alla nostra Chiesa, alle nostre comunità. Una fedeltà che poi si rivela con questa bellissima immagine che risuona nel nostro testo. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. E questa mensa alla quale il Signore si siede e chiede di sederci insieme a lui è la mensa in cui possono essere condivisi questi doni, dove noi riceviamo il dono e impariamo anche a condividerlo con gli altri. Ecco, sto alla porta e busso. Qui siamo alla fine del capitolo terzo dell'Apocalisse. Si conclude qui la prima parte dell'Apocalisse, la parte delle sette lettere, con questa immagine di un Signore che sta alla porta e bussa. Subito dopo, al capitolo quarto, all'inizio del capitolo quarto, al versetto 2,
Il veggente di Patmos vede una porta aprirsi in cielo e può attraversare questa porta, entra nella sala del regno davanti al trono di Dio e dell'Agnello e diventa partecipe di questa solenne liturgia, questa liturgia pasquale che si svolge, che si celebra davanti al trono di Dio e dell'Agnello. Ecco, il Signore bussa alla porta della nostra vita, se la nostra porta si apre, non solo Lui viene con noi e cena con noi, ma c'è anche questa porta che si apre in cielo e noi, la nostra storia, ecco, può entrare nel mondo di Dio e il mondo di Dio attraverso questa porta scende sulla nostra terra. Allora possiamo avere anche uno sguardo diverso sulla storia perché è uno sguardo che già anticipa quel compimento futuro che è custodito, ecco, presso il trono di Dio e del suo Agnello. Diceva un grande monaco del VI-VII secolo, Isacco il Siro, diceva: scendi nel tuo cuore e lì troverai la porta che si apre in cielo. Ecco, lasciare il Signore, attendere il Signore e lasciare che il Signore venga, ecco, ci chiede sempre questo atteggiamento, di lasciare che gli bussi alla porta della nostra vita, delle nostre comunità. Allora questa porta che si apre nella nostra storia è anche una porta che si apre in cielo, e allora cielo e terra comunicano e forse possiamo avere anche uno sguardo diverso sul tempo che viviamo. Ecco, che il Signore ci doni la grazia di vivere così anche questo avvento e di accogliere e di far fruttificare così questi suoi tre doni: oro purificato dal fuoco, vesti bianchi per coprire la nostra nudità e collirio per giungere finalmente a vedere.